bentornati qui con The Cat Lady. Bene, eccoci qua tornati qui e ci prestiamo praticamente a fare una chiacchierata davanti a un buonissimo caffè insieme a Mizzi. Vediamo un po' cosa avrà da dirci. Coraggio, Susan, è una sedia, non è niente di pericoloso, eh? Ah, ok, perfetto. What's wrong, Mizzi? Well, I'm not sure how to get started with this thing. I've been thinking about it the last few days and I just don't seem to get any good ideas. Ah. Che succede? Non starai peggiorando, vero? Maybe I've been a fool all along. Deluding myself that I could find where that sick bastard is hiding. Maybe I can help you. Esatto, bravo, I have Susan. Lots of free time, you know? Last night, I made this, well, map. Ah, davvero? Oh, una mappa! Oh yeah! I made a map. This is our building, all four floors. There are two flats on each floor. Okay. You really want to help me? That's so great, Miss A. How will I ever pay you back for this? I'll think about it later. But we haven't found him yet, have we? Vero. Dobbiamo capire dove si nasconde. But I feel that together we stand a chance. So, let's talk about it. What do we know already? So che il tizio calvo e maleducato vive all'appartamento 6, ok. I know that rude bald guy lives in flat 6. Ok, perfetto. I told you about him, didn't I? I think so. It's that guy who came complaining about the noise, right? Esatto. Right. That's Brian Palmer. Che nome di merda. Let's mark him on the map. Ok, perfetto. What else do you know about him? Not much. Non credo sia lui. Wait. I remember some woman lived there with Ah, allora è possibile, no? I've not seen her for ages. They must have split up. Ah, ok. Could be our potential suspect? No. That jerk? Never. Neanche secondo me. I don't trust you on that. I guess we can count him out. Ok. Allora, c'è una strana coppia di coniugi che vive qui accanto. Possiamo escludere il nostro appartamento, ovviamente. Beh, sì, è giusto. We can cross off our flat, of course. Yep, good. That leaves us with only 7 flats. Esatto. Also, there's an old man in flat 5, right opposite the Brian's place. È difficile che sia però l'occhio di Adam. An odd married couple that lives next door. Okay. Yeah? What do you know about them? Well, the man is called Joe Davis. He seems nice, quiet type. But I heard him shouting a couple of times, and he sounded almost like a different person. Beh, tutti like lo siamo. A madman, you know? I gather they must have some serious relationship problems, and they're trying to sort them out behind closed doors. It's impossible to hide this personal dirt from your neighbors. I know it's none of my business, but I can't just plug my ears and pretend I don't hear what's going on there. Okay. And the wife? Ivy Davis. Or is it Sophie? I can't remember now. Anyway, she's very polite. Always says hello when we pass by each other in the hall. Ah, beh, dai, non so. She's one of those size 00 ladies. So skinny you could easily take her for a coat rack. Una anoressica, insomma. A walking skeleton. I bet she only eats a leaf of lettuce a day, or nothing at all. Oh, mamma mia. Ecco perché litigano. She looks quite ill, actually. Anything else? Altro? They used to have a cat, Lucifer. Lucifero, I often wonder what happened to the poor little chap. Ok, quelli lì.
I'm pretty sure one of the flats is empty. Hmm, which one? I think it's the one on the first floor. Perché solo l'appartamento 1? Vabbè. Vabbè, appartamento 7. There are strange noises coming from flat 7. Mm. Interesting. What kind of noises? Like screaming, explosions, guns. Ah, vabbè, then ma there are threats and insults shouted very loudly at someone. Sì, ma potrebbe essere la televisione. I think I might know what's going on there, but it's worth checking anyway. You know the person who lives in that flat? No, I don't. It's the top floor. I have no business going up there. All I know is what I overheard from neighbors' gossips. Sometimes I hear a dog barking on floor one. First floor? Well, you said one of the flats was empty. Yes, which means the owner of the other flat keeps a dog. Quindi c'è qualcuno. Dogs. Non l'avrei mai detto. Tell me about it. Noisy, smelly creatures. Poveri. Can you imagine the Eye of Adam being a dog lover? Can't see why not. In that case, it might be worth looking into. Okay. There's a woman with a baby living upstairs. Non credo che sia lei. No husband? I'm not sure. I hardly ever see her. When I do, it's usually in the hall. When she's pushing a pram with a baby inside, she always has tons of shopping hanging from it. I nearly asked her once if she needed help to carry it upstairs. Ma no. And? Non l'ho I hesitated fatto. For a moment, and by the time I offered, she grabbed the baby and the shopping bags and marched off upstairs. Ok, credo che questo sia tutto quello che sappiamo per ora. Okay, va bene. I think that's all that we know at the moment. Quindi questo è il nostro quinto parassita teoricamente. Bene. Non mi ricordo più quanto erano i parassiti però. Quanti erano i parassiti? Boh. Bene, continua a piovere. Mi sa che dobbiamo comprarci veramente una barca, vero Susan? Mizzy? Una bella barchetta tipo... E poi radunare tutti gli animali. Ok. Or dunque? Come si procede? You mentioned a pram. Sì. Cosa stai per chiedere? This reminds me. I found an old baby pram in my bedroom, among all the stuff. Ah. Yeah. Ah, yeah. Do you have kids, Miss Ashworth? You never talk about it. No, I don't have children. But you did, didn't you? Come on, Miss A, it's all right. You can talk to me about it. You don't want to know about my problems. Ma lei ti ha raccontato i suoi, Susan, cavoli. I just really want us to be friends. I swear to God I could do with one. Anche Susan ne serve una, Mizzy, però... I'm not very good at friendships. I thought that was rather obvious. Friends should trust each other, you know. I told you about Jack and everything else. Why can't you just do the same? You told me about Jack because you wanted to. I didn't force you, did I? My private stuff is nobody else's business. No. Susan, non ti incazzare, maledizione. Voglio saperlo anch'io cosa c'è. Why does everyone want to remind me of this all of a sudden? Isn't 10 terrible years of suffering enough to let go and never bring it up again? Even... Oh, Susan... 10 anni, mamma mia. Ok,
Che cacchio è successo? Even for me? Che cavolo è successo? È abortito? È l'unica cosa che mi viene in mente. Dove vai, Susan? Susan! Che cacchio è successo? Ehi! Girati! Ehi! Che cacchio è successo, Mizzy? 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 Cosa ti è accaduto? Miss Ashworth, I'm so sorry. Your mug, it was an accident. Aia. Non ti incazzare, Susan, ti prego. Per favore. Susan, non sbroccare, ti prego, per piacere. Per favore, calmati. Oh mio Dio, la vedo brutta. La vedo bruttissima. You know, just leave it. Oh. I don't even care anymore. E via. Altre visite. Sempre a rompere i coglioni, né, Susan? Cioè, prima nessuno la cagava, adesso rifanno di tutto di più. Cioè, è allucinante. Arrivo, arrivo. Chi cavolo è? Mamma mia. Prima nessuno che rompeva, adesso tutti arrivano. Porta. Oh, porta. Speriamo che stavolta non sia un altro psicopatico. Who is it? Ah, questa volta non apre così. Ehi. Rispondi. Ma lascia cammin', ma... Oh. Fiori? Fiori? Oh, Gesù. Flowers. Me fanno schifo, giusto, Susan? Ho come la sensazione che abbiamo visto il nostro amico, troll. Porca disegna! No. What's that in your other hand? Oh, cazzarola. Oh, cazzarola. Mizzy, go away. Leave me alone. Ma perché non ti sei portata via il fucile? Che diamine! Cosa devo fare? No? No? No, 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 tu stammi lontano. Non ho voglia di morire una seconda volta. Per favore, gente, fate qualcosa. No, 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 basta. No, no, stammi lontano, amico. Stammi lontano. Mizzy? Mizzy, dove sei? Mizzy? Mizzy? Stai nella tua stanza, Mizzy? Oh, santo Dio. Mizzy? Mizzy, dove cacchio sei? Oh, santo Dio, Mizzy, dove sei? Mizzy santossimo. Cazzarola! Mio Dio, questo ha spento la luce. Mizzy, dove cazzo sei finita? Aiuto! Oddio, 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 no, 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 no! No! E vai. E Mizzy? No. No. Se fai del male a Mizzy io ti ammazzo, veramente. Tu.
Ehi, Mizzi? Che succede? Mizzi? Perché non parli? Mizzi? Ok, gente. No, l'occhio di nuovo no, ti prego. Che succede? Che succede? Susan? What happened? Che succede? Corvo? Che cos'hai, corvo? Oh mio Dio, sono il corvo! Oh mio Dio, sono di nuovo il corvo, non ci posso credere! Sono il corvo! Credo. No. No, non sono il corvo. Ok, dove cavolo sono non lo so. Lo sapremo nella prossima parte. Spero vi sia piaciuto il let's play. E ho dei brutti presentimenti. Quindi ci rivediamo alla prossima parte. Yau! Invece no, ho detto una gigantesca cazzata. Bene, gente, andiamo avanti ancora per un po'. Credo che siamo su una barca. Pensavo di... Però intanto vediamo un po' queste porte prima di tutto. Porte. Or dunque, esaminare il lucchetto. Bene, ci vuole una combinazione. Usciamo da questa cosa. Come facevo a uscire dalla conversazione? Non mi ricordo più. Ehi! Mi sono bloccata. Ok, perfetto. Dovevo scrivere solo tre numeri, ok. Perfetto, perfetto. Qua, porta. Porta. Entrare. Oddio, cosa ho appena... Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cosa cavolo è quella cosa? Ok, cosa sei? Oh mio Dio. Il riflesso. Osservare. Cos'è questa creatura? La cosa peggiore penso sia il fatto che un pochino mi assomiglia. Io non passo. Non me ne frega niente. Io lì non passo. Neanche morta. Prima cerco di avere qualcosa. Un remo. Tu guarda, c'è un remo lì. Potrei usarlo. No, il remo non serve a niente. Di qua dove vado invece? Siamo in un posto... Spazzatura. Esaminare. Qui non vedo nulla di utile, solo vecchie parti di barche e bidoni vuoti. Che bello però il paesaggio. Nave. Osserviamo nave. Osserviamo nave. Osservare. Dove cavolo mi trovo? È difficile dirlo con sicurezza, ma a questa distanza... Ma sembra completamente abbandonata. Chi se ne frega? In ogni caso, io non capisco una cosa. Dove sono? Cosa ci faccio qui? E chi era quel bastardo? O era l'occhio di Adam? Ma in questo caso, cos'è successo a Mizzi? E la cosa mi comincia a... Se ci salissi, probabilmente andrebbe in pezzi. Ah, bene. È marcia dalla cima a fondo. È talmente vecchia. Di qua invece posso andare... Di qua dove vado? Che strano. Cos'è? Dove sono? Ma che cacchio di posto è questo?
Oh mio Dio. Ma che cacchio di posto è? Ok, altra sceneggiatura. Ok, c'è una roba rossa lì. Non so cosa possa servirmi. Cartello, osserviamo il cartello. Cartello? Leggere. Non ci capisco quasi nulla, è tutta roba tecnica. Aspetta, cos'è questo? Capacità minima 2 persone. Che strano. Ascensore? Ah, non possono salirci più di 2 persone? Vediamo se funziona. Esaminare. Un ascensore. E dove dovrebbe portarmi? Sott'acqua? Non sembra molto sicuro, ma potrebbe essere il solo modo per andarsene da qui. Azionare? Non c'è corrente. Probabilmente lo si attiva da qualche altra parte. Forse da un edificio all'inizio del molo? Ok, ho fatto tutta sta... ho fatto tutta questa strada per niente, in sostanza. Perfetto. Perfetto. Vabbè, può succedere. Oh, dunque, torniamo indietro. Cerchiamo di capire dove devo azionare e cosa devo azionare. Dato che c'è una parte ancora che devo capire come... Allora, devo aprire una porta. Devo andare dall'altra parte. E devo trovare il modo per azionare l'ascensore. Bene, abbiamo dei buoni obiettivi adesso. Innanzitutto devo anche trovare e capire dov'è Mizzi. Sperando che non le sia successo niente. Sbaglio, quello è un 3? Quello che si forma sulla rete. Un 3. Ok, abbiamo un 3. Non so cosa potrebbe servirci, ma abbiamo un 3. Non so perché mi è venuto in mente di guardarlo, però vabbè. Non so neanche se c'entri qualcosa. Però proviamo, va. Intanto guardiamo le altre stanze. Poi, se non mi viene in mente nient'altro, pazienza. Allora, porta. Apriti, porta. Porca miseria, entrare. Oh, porta. Ok, di qua. Cosa? Non ho capito perché. Allora, ok, abbiamo capito che alla fin fine siamo in una parte onirica. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Non siamo più... Oh mio... È casa mia! Bene, se è possibile è ancora peggio di prima, Susan. Non so che fare. Di qua posso andare? Sì, posso andare di qua. No, non posso andare. Ok, quindi questa è l'unica porta che posso aprire. Porta. Aprire. La serratura è chiusa a chiave. Bene. E mo? Io come faccio? Ma che cacchio sta succedendo? Gesù santo! Oddio, sono bloccata. E mo? Muro. Esaminare. Pare che sia rimasta intrappolata nel mio stesso soggiorno. Beh, non è davvero il mio appartamento. Spero sinceramente che non lo sia. Spingere? Non credo di essere forte abbastanza da demolire questo muro. E mo che faccio? Prego. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Ma che cazzo sta succedendo? Qualcuno mi dica cosa fare, per l'amor di Dio. Muro, un altro muro. Spingere. Ti prego, Susan, fa qualcosa. Mo adesso mi spaventerò ancora di più perché specchio, specchio, specchio delle mie brame. Dammi un motivo per scappare. No, aiutami a scappare. Esaminare. Strano, sembra che il retro dello specchio possa essere rimosso. Che dietro nascosta
Che dietro nascosto un compartimento. Allora, che dietro nasconda un compartimento segreto? Aprire. Le mie dita sono troppo tozze. Ho bisogno di qualcosa di appuntito per la leva. E come faccio? Straccio. Spostare. Proviamo. Cosa c'è? Che cos'è? Sotto c'è un coltello. Ah, ottimo. I coltelli si sono rivelati piuttosto utili ultimamente. Vero? In tutti i sensi. Sia come arme. No. È strano, ma tu le usate per tutto tranne che per. Coltello. Pugnalare. Utilizzare. Vai con lo specchio. Ok. Ah, l'ho aperto. Lo sapevo che qui dietro c'era nascosto qualcosa. Una chiave. E quella cos'è? Una leva? Specchio. Specchio. Tirare la leva. Proviamo, non si sa mai. Adesso morirò. Oh, possa macca! Cos'è questa? La mia mazza! Prendere. Vai con la mazza! No, aspetta, niente spingere. Vai con la mazza. Utilizzare. Vai, Susan, spacca il muro. Yeah! Che è sta roba? Questo si chiama darci dentro, Susan. Brava. Perfetto. Ora direi, ho una chiave. Posso aprirla? Ma la apriremo nella prossima parte. Spero vi sia piaciuto il let's play e vi saluto alla prossima parte. Yahoo!